italiani andassero alle terme non solo per la cura e il benessere del corpo, ma le terme erano anche dei luoghi di socializzazione e di svago. Una cosa che caratterizza principalmente le terme di Termini Imerese, le antiche terme romane, è che l'acqua delle fonti, una ubicata qua a nord-ovest dove siamo noi e una a nord-est ubicata all'attuale Grand Hotel delle Terme, è che l'acqua sgorga naturalmente da una sorgente sotterranea e che non faceva altro che alimentare il mito di Ercole. La leggenda vuole, il mito narra che Ercole, dopo uno dei suoi viaggi di ritorno di una delle sue 12 fatiche, arrivò in Sicilia a Termini Imerese e si ristorò all'interno di queste acque termali che sgorgavano per il volere della dea Minerva, ovvero Atena, la protettrice di tutto il territorio di Termini Imerese. Molto importante è che al Grand Hotel delle Terme è situato anche un dipinto che raffigura proprio questo momento in cui Ercole si ristora all'interno di queste acque. Come possiamo vedere, questo era prima un corridoio anulare con una copertura a botte, come è possibile vedere là sopra. Adesso vi porterò a vedere i principali luoghi dove i romani andavano a ristorarsi. Quindi abbiamo queste due grandi vasche, una di acqua calda e una di acqua fredda, quindi stiamo parlando del caldarium e del frigidarium. Se volete seguirmi, vi mostro subito a vederli. Ed ecco che qui ci troviamo nel frigidarium, questa era la vasca appunto di acqua fredda, dove i romani accedevano subito dopo il calidarium, che invece troviamo lì in fondo. Lì in fondo i romani andavano appunto a immergersi in questa acqua calda, che ancora tutt'oggi sgorga da una fonte, che è esattamente questa qua. Questa acqua calda che vedete qui sgorgare è un'acqua che sgorga a 41 gradi da una fonte naturale. Ed è proprio questa che trovavano i romani all'interno della vasca calda, che era il calidarium. Poi il luogo era anche pieno di fregi, sculture marmoree, così come anche di mosaici policromi, che al giorno d'oggi sono ancora visibili a pezzi. Ed ecco che ci troviamo nella parte esterna delle antiche terme romane, quindi ci ritroviamo adesso qui davanti a questa grande facciata composta nella parte inferiore da un finto bugnato in pietra d'aspra, quindi che sarebbe questa parte gialla che potete vedere, mentre la parte superiore è composta dai finti mattoni rossi. Al centro della facciata possiamo notare infatti un drappeggio che inizialmente raffigurava le effigi dei Borboni, Ferdinando I e Francesco I. Ai lati di questo drappeggio esistevano due immagini sdraiate ai lati delle due finestre, che raffiguravano l'immagine di Ercole da un lato e dall'altro l'immagine di Igea, la dea dell'igiene e della salute. Successivamente queste effigi furono rimosse e al posto di esse è stato inserito proprio lo stemma della città di Termini Imerese.